Troppi agenti di polizia negli uffici del Ministero dell'Interno? La CISL FP prende posizione e chiede un rapido intervento del Ministro e del Governo. Paolo Bonomo, coordinatore generale CISL Funzione Pubblica del Ministero dell'Interno. E di oggi l'agenzia di stampa della CISL FP nazionale del segretario generale Giovanni Faverin, in cui viene riportata una presa di posizione circa la troppa presenza di agenti della Polizia di Stato all'interno degli uffici del Ministero dell'Interno. Perché questa presa di posizione da parte della CISL FP? Sì, la questione è annosa, non nasce oggi. C'è una legge di riforma della pubblica sicurezza che è datata dagli anni 80 addirittura, che stabilisce che le mansioni, le funzioni amministrative negli uffici di polizia non devono essere esercitate dagli operatori della polizia stessa, bensì dal personale amministrativo civile dipendente del Ministero dell'Interno. Nei fatti, ad oggi circa 25.000 poliziotti sono impiegati impropriamente negli uffici invece di essere mandati nelle strade ad assicurare la criminalità, a controllare il territorio. Perché la posizione proprio oggi? Perché noi abbiamo notato che ad ogni campagna elettorale sia l'una parte politica, sia l'altra, sia il centro-sinistra, sia il centro-destra fa una bandiera della sicurezza, la mette al centro della propria campagna elettorale. È stata così nell'ultima, è stata così anche nell'ultima campagna elettorale del Comune di Roma. Purtroppo, dopo che si spengono i riflettori sulla campagna elettorale, nessuno fa più nulla. Anzi, la posizione di oggi nasce appunto dal fatto che il Ministro dell'Interno, inizialmente per cercare di arginare la delinquenza che c'è in Italia, ha utilizzato l'esercito, d'accordo con il Ministro della Difesa La Russa. Si mantengono i poliziotti negli uffici e invece si utilizzano l'esercito nelle strade. L'ultima novità è quella delle ronde, ossia cittadini, associazioni di cittadini, certo sotto la sorveglianza del prefetto, ma comunque ronde di cittadini che dovrebbero segnalare episodi poco puliti. Beh, noi diciamo che è ora di farla finita con gli annunci e dare attuazione a questa legge, che si può applicare a costo zero, diciamo noi. A costo zero perché? Perché si può utilizzare personale delle pubbliche amministrazioni in esubero e trasferirlo negli uffici del Ministero dell'Interno, le questure e gli altri uffici di polizia e garantire 25.000 poliziotti nelle strade per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini. Noi abbiamo preparato un manifesto, lo affiggeremo in tutte le questure d'Italia, speriamo che il Ministro dell'Interno apra un tavolo di confronto serio per porre fine a questa situazione e dare una risposta vera a una materia così delicata come la sicurezza nel nostro Paese.